costata ben 50 milioni di euro. Inaugurazione prevista però per l'anno prossimo, nel 2020. E per l'acquario, nonostante gli annunci, l'apertura slitta per l'ennesima volta. Andiamo in provincia, Frosinone, anche dal nostro regionale generale Acquisto in Chiodo nel Mauro, i carabinieri consegnano l'informativa in procura per gli investigatori, la studentessa uccisa in caserma, confermata l'ipotesi di un incendio per l'ex maresciallo di Arce, la moglie e il figlio, indagati anche altri due militari. Chiudiamo da Latina, così funzionava il sistema di riciclaggio del denaro, il processo Arpalo, il capitano della finanza ricostruisce la vicenda della 3A. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa e parliamo un po' delle vostre segnalazioni che arrivano al nostro indirizzo mail. Siamo a Torre Gaia, nel sesto municipio, c'è una scuola elementare al di fuori del cortile, come potete vedere c'è una fila di nicchie dove sono collocati il contatore, i contatori per l'erogazione dei servizi pubblici, acqua, gas, che appunto alimentano la scuola. Come si nota dalla foto, ci ha scritto Alberto, sono molto danneggiati, ma nessuna delle aziende ha provveduto mai a rimuovere eventuali pericoli che potrebbero derivare da questa situazione. Guardate, sono completamente aperti. E adesso torniamo in diretta da Rosario Carello. Sì, Mariella, eccoci qui dalla riserva naturale Valle dell'Aniene. Vi ho fatto vedere prima il campetto di calcio. Più in là c'è anche un campo di cricket che è sicuramente, mi dicono qua nel Lazio, ma molto probabilmente in tutta Italia, l'unico campo pubblico su suolo pubblico che ci sia. Questo è un altro primato di quelli che abbiamo detto. Città verdissima Roma, con grandi problemi per la gestione di questo verde. Stiamo parlando quindi di un progetto della regione che permette di finanziare interventi delle associazioni, dei comitati di quartiere. In pratica, se avete un comitato di quartiere sotto casa vostra, c'è una aiola che è in condizioni pessime, la regione vi dà dei soldi per rimetterla a posto quella aiola. E che cosa sta succedendo in questo momento nel Lazio? Che ci sono 150.000 euro di progetti finanziati, come quello di cui ci parla Filippo Cioffi, che è il presidente del comitato di quartiere Casal Brunori. E che cosa state facendo in questo momento, Filippo? Per mantenere l'aria verde, come si vede dalla cartina, quella riportata in blu, proprio oggi sono iniziati i lavori di riqualificazione del parco giochi, che era stato secato perché i giochi erano vecchi. Dove ci fai vedere? E poi al centro del quartiere, dove sta questo numero 2, c'è un parco giochi ben attrezzato, era ben attrezzato, ora lo stiamo riqualificando. Grazie a questo progetto. Adesso vi faccio vedere invece un'altra zona di Roma, sono con Giovanni Sateriano, presidente del comitato Acqua Fredda Parco di Monte Spaccato e Aurelia. Anche qui stanno arrivando dei fondi con cui... progetti in due aree, un'area che nella riserva naturale dell'Acqua Fredda, che grazie a questi fondi finalmente riusciremo a fare un cronoprogramma per l'intero anno di attività di taglio dell'erba e manutenzione. E poi dall'altra parte, guardate questo che è veramente un sogno. All'interno di una cetratura urbanizzata che Torre Vecchia, Boccea, e grazie al nostro lavoro in questi 4 anni abbiamo pulito e ripristinato l'area. Adesso con questi fondi ci permette di mantenerla affinché ci sia per l'intero anno. C'era un campo nomadi, sta per nascere un campetto di calcio, un campo di calcio. Chiudiamo con Beppe Taviani dell'associazione Insieme per l'Aniene Onlus, perché c'è una denuncia da fare riguardo una zona di Roma dove c'è un percorso ciclopedonale, lo chiamano il grande raccordo delle bici. E che cosa sta succedendo in un tratto di questo grande raccordo delle bici? No, nel tratto di via Montegemma, che è lo stradello ciclopedonale dalla fine degli anni 90, è stato fatto uno sventramento per un'opera edilizia che attualmente, che sia la regione, l'ente parco, il municipio all'unanimità ha deliberato che deve essere esclusivamente ciclo pedonale. Però noi ci stiamo battendo. C'è il rischio che possa perdere. Hanno fatto questi lavori, i dati già sono stati fatti e noi e la documentazione sembrerebbe non autorizzare opere sulla strada. Ecco, allora, questo è l'appello che abbiamo fatto, la denuncia l'abbiamo fatta. Chiudiamo con Maurizio Gubbiotti, presidente di Roma Natura, per dire che c'è un grandissimo fervore qui a Roma e nel Lazio, quindi sul piano ambientale. Questo è veramente uno dei valori aggiunti della nostra azione, quella della collaborazione con l'associazionismo, con il volontariato, e questi sono i primi risultati
volontari di questa. E diciamo subito una cosa, che è vero che facendo questi interventi il comune, come dire, si solleva dall'onere di intervenire perché c'è questo intervento, ma è anche vero che c'è, come dire, un rispetto di quel principio costituzionale della sussidiarietà, quindi dal basso l'intervento dei cittadini. Grazie, questo è tutto, per adesso lasciamo da qui, dalla riserva naturale, vi lascio con queste meravigliose immagini, sta anche salendo il sole. A tutti quanti voi una buona giornata. Grazie, grazie Rosario, bellissime immagini davvero, e adesso torniamo invece ai marciapiedi di Roma, alle strade di Roma. Michele ci ha segnalato che allo Stiense, vedete, sia piazzale 12 ottobre che via Capitan Bavastro stanno diventando la postazione di roulotte abusivamente parcheggiate sui marciapiedi. Ormai nessuno di noi residenti, dice Michela, può camminare sul marciapiede perché non è più agibile. Come si può vedere, la zona è interamente occupata da vasi pesanti e piante. È possibile, ci scrive Michela, che nessuno se ne occupi? E noi giriamo questa segnalazione agli uffici competenti. I bambini di nessuno, edito da Ad Maiora, è il racconto fotografico delle ultime missioni umanitarie che Beppe Convertini ha fatto per Terre des Hommes nei campi profughi siriani. E ce lo facciamo raccontare da lui, perché è qui questa mattina. Grazie Beppe, grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Facciamo anche vedere subito il libro, eccolo. Allora, da cosa parte questa, che non è una sola missione, ne hai fatte tante? Sì, Bambini di Nessuno sono il racconto fotografico di quello che sono le mie ultime tre missioni umanitarie per Terre des Hommes, due in campi profughi siriani e l'ultima in Myanmar, l'ex Birmania. Ed è un po' quello che sono gli incontri, soprattutto con i più piccoli, i più indifesi, i cuccioli, sia siriani che birmani, che subiscono, nel caso dei profughi siriani, una guerra infinita che purtroppo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime e procurato anche milioni di profughi. Gran parte di loro sono dei bambini, non solo sono profughi ma anche orfani, quindi con Terre des Hommes cerchiamo di aiutare questi bambini che non hanno un futuro, di nessuno, perché nessuno si occupa più di loro. Noi siamo abituati a vedere tante immagini in TV, ma non più ormai la gente fa caso alla tragedia siriana, è ancora più grave anche la tragedia birmana, soprattutto se parliamo dei Rohingya che vengono trucidati e cacciati via in Bangladesh solo perché sono un'etnia musulmana in un paese buddista dove vige purtroppo la dittatura. Beppe, vogliamo dire che però le vendite di questo libro sono devolute a chi? Proprio alla... proprio alle due missioni umanitarie, naturalmente in Siria e Birmania per Terre des Hommes, e tutto quello che sarà ricavato sarà dato a loro, perché io ho toccato con mano, ho sentito con le mie orecchie, ho visto con i miei occhi il dramma di questi bambini, bisogna aiutarli perché hanno assolutamente bisogno di noi. Tu hai questo obiettivo sociale da tanti anni, tu hai, sei attore, sei conduttore di tante serate, di tanti show, però tu questa tua missione per i bambini ce l'hai nella tua vita da tanto? Da sempre, sì, perché io ho perso papà quando avevo 17 anni per un tumore ai polmoni e delle metastasi che aveva in giro per il corpo. Ne aveva una esterna sul viso che purtroppo era anche sanguinante e andava a ostruire anche la possibilità di mangiare e bere. Cosa mi ha spinto a occuparmi del prossimo e quindi poi da grande mettere a disposizione anche il fatto di essere popolare a servizio degli altri, perché quello è un nostro dovere, altrimenti la popolarità non avrebbe senso. Mi ha spinto il fatto che c'erano degli angeli, che erano i medici volontari, tutte le sere venivano da mio padre ad accudire.